Un'altra visione, anche le parole che apparentemente sono le stesse, insomma, matematica, democrazia, res publica, repubblica, magistrato, e via dicendo, che sono parole che derivano dalla romanità, dal mondo antico, hanno oggi spesso un significato radicalmente diverso da quello che era in antico. Dunque, l'incantesimo è questo, e il libro voleva essere quasi una specie di, ne abbiamo poi discusso anche con l'editore, ho detto per me sì, è saggistica, è anche un po' autobiografico, perché ho detto se vogliamo parlare di farsi toccare personalmente, devo necessariamente con chi comincio, ovviamente con me stesso, altrimenti sarebbe alquanto ipocrita, ma vuole essere più di un'introduzione al sito, vuole essere una specie di manuale di invito, più apertamente, di approcciare Pompei, ma anche un museo, un'opera d'arte, un contesto archeologico, qualsiasi. Quindi quest'idea di dare un metodo. Citando le emozioni, perché arte e archeologia hanno molto a che fare con il dolore, la perdita, la morte e la violenza, definendo addirittura Pompei come la città sepolta viva. Gennaro, forse Beh, ma dici domanda tu bella che. e terribile. Io rispondo da non archeologo, poi do la parola a chi è veramente competente a darti una risposta sensata. Le rovine hanno sempre esercitato un fascino incredibile sul genere umano. Cioè tutta anche la grande letteratura francese fra 7 e 800 ha riflettuto su questo punto. Perché siamo attratti dalle rovine? Perché quando entriamo in una città come Pompei, siamo subito travolti da un sentimento che appunto ci tocca e che ci porta a guardare a quelle rovine, a quelle vestigia del passato, non come a qualcosa soltanto di distante, ma come a qualcosa di presente e di vivo. Cioè sono delle città morte, ma al tempo stesso vivissime. Perché in fondo la città come Pompei è, proprio per le caratteristiche, i tratti distintivi evidenziati da Gabriel, è una città che ti fa capire fondamentalmente la caducità umana, che è nel titolo del titolo tedesco, cioè l'incanto, il magico del declino, della caducità, cioè le cose umane, le cose degli uomini, siano esse istituzioni, siano esse oggettivazioni materiali, sono destinate a finire, finiscono. Quindi siamo di fronte a un'immagine della fine. Quando Proust, nel Tempo ritrovato, che è l'ultima parte di quell'opera incredibile che è La ricerca, La recherche, deve descrivere lo stato dell'aristocrazia, della nobiltà francese durante la prima guerra mondiale, durante la Grande Guerra, e quindi una nobiltà francese che oramai è proprio declinante, decadente, descrive la nobiltà francese e l'Europa di quel tempo, usando questa espressione, sono gli ultimi giorni di Pompei. Cioè lui paragona questa, per veicolare il senso della caducità, ricorre agli ultimi giorni di Pompei. Quindi Pompei è proprio lì, diciamo noi, una delle macchine narrative più importanti nella storia della letteratura, ci parla di Pompei come dell'immagine più tipica della caducità. Quindi il terribile di Pompei, il tremendo di Pompei, il suo tremendo fascino è proprio in questo. Mettere ognuno di noi di fronte, un po' come la pandemia, che ci ha messo di fronte a qualcosa che avevamo dimenticato, la nostra vulnerabilità, la nostra fragilità. Ecco, Pompei ci dimostra che tutto può, in un istante, grazie a un capriccio della natura, del destino, può essere distrutto. Quindi questa grande violenza della natura, su cui tanti hanno scritto, anche più vicino a noi, voglio dire, è strettamente legata a Pompei.
Poi è chiaro che la distanza dell'antico, la violenza di cui parlavi, è tutta in molti dei miti che si raccontano a Pompei. Pompei ci racconta dei miti. Il mondo classico, dice Friedel, il concetto di classico per Pompei significa l'antica Grecia. Cioè, i romani non si percepivano come classici, guardavano la classicità per i romani era la Grecia classica. E quindi i romani fanno un'operazione straordinaria, cioè importano, parassitano, potremmo dire. Ma genialmente, cioè trasfigurando il mito greco, l'enorme repertorio del mito greco, lo importano poi a Roma, lo traducono, lo manipolano, ma comunque attingono quell'arsenale, quell'officina incredibile, quel deposito immaginario che è il mondo greco. E nel mito greco, ecco, la violenza di cui tu parlavi, che Socrate ha colpito molto, la violenza è moneta corrente. C'è un dio come Zeus, che è un dio importante, che è gerarchicamente capo dei capi, De Zeus, e appena si invaghisce di una mortale, De Zeus tende a trasformarsi, a prendere la forma di qualcosa, di qualcuno, e a usarle violenza. Apollo bracca Dafne, e Dafne si trasforma in alloro perché vuole sottrarsi alla violenza di Apollo. La mamma, bellissimo Narciso, Narciso nel mito ovidiano, è figlio di uno stupro, cioè il dio fluviale Cefiso, che stupra una ninfa di Riope di cui si è innamorato, e da questo stupro, da questa violenza, nasce Narciso, bellissimo, poi destinato a fare una brutta fine come lui. Ma voglio dire, dice Gabriel che noi usiamo l'espressione stupro, violenza carnale, sono espressioni che non esistono in questo mondo. È un sistema di valori, un mondo talmente diverso dal nostro, per cui l'espressione, il concetto stesso di stupro, potremmo dire, non esiste, cioè è assolutamente fisiologico. Un dio, invaghitosi di una mortale, la prenda, la sforzi, la possegga. Non c'è nulla di strano, nulla di singolare, è abbastanza inquietante. E questo ci fa capire tante cose. L'idea del consenso, per esempio, che è un'idea fondamentale, per fortuna, abbiamo qui dei giuristi insigni, non esisteva proprio, cioè il consenso femminile non esisteva. Però esisteva tutta una serie di normative che regolavano gli afrodisia, cioè i rapporti sessuali erano regolati, erano disciplinati in maniera anche molto meticolosa. Quindi è un mondo pieno di contraddizioni, come vedete. E questo libro contribuisce a far luce su queste contraddizioni. L'importante però, leggendo questo libro e confrontandosi con l'antico, dico soprattutto a beneficio dei ragazzi, dei più giovani, è non proiettare appunto delle categorie contemporanee sull'antico, altrimenti l'antico non ci parla. È evidente che questo è un problema delle università americane, per esempio, dove stiamo censurando interi libri dell'Odissea o dell'Iliade, perché sono dei libri che in un certo senso risultano politicamente scorretti. Questa mi sembra un'asineria clamorosa, perché vuol dire non fare i conti con i contesti. È chiaro che, insomma, uno come Achille, che insomma, per celebrare i rituali di funebri di Patroclo, uccide dei ragazzini, li sgozza senza problemi, come dice Simone Weil, se tagliasse, recidesse i fiori per una tomba. Sono dei ragazzi, degli adolescenti, lui li ammazza. È chiaro che è un atto di una crudeltà, di una ferocia, di una ferinità assoluta, però è un atto che va contestualizzato in quel sistema di valori, in quel mondo. Se noi non capiamo che è un altro mondo, che è un mondo alto, e pretendiamo di ridurlo alle nostre categorie, ai nostri valori, l'antico smette di parlare. L'antico, perché ci parli, deve restare nella sua distanza. Altrimenti la democrazia greca, la democrazia ateniese, che razza di democrazia è? Esclude le donne, esclude i non ateniesi, esclude gli schiavi, presuppone la produzione schiavistica. Che razza di democrazia è? Non è la nostra democrazia, è quella democrazia, contestualizzata, calibrata in quel momento, in quei 100 anni, poco più di 100 anni, in cui si realizza non un miracolo la democrazia, si realizza un grande prodotto istituzionale, storico, che va guardato però con gli occhi dello storico, che sono occhi che devono necessariamente essere distaccati e devono comprendere non tanto le continuità, quanto le discontinuità. Pompei non è. Pompei siamo noi, ma Pompei è anche altra di noi, ed è soprattutto altra di noi, ed è questa discontinuità sulla quale fa luce l'archeologo, perché altrimenti non abbiamo un lavoro storico sull'antico. Pensiamo, schiacciamo l'antico sul moderno, non funziona. Ed è un'ambiguità, una tensione che non possiamo mai risolvere, perché come è stato osservato giustamente, un estremo sarebbe di usare solo, di come dire, immergersi completamente in una terminologia moderna e proiettarla sul mondo antico,
cosa che ovviamente sarebbe anacronistico e storicamente sbagliato. L'altro estremo sarebbe che scriviamo degli antichi in greco e latino usando esclusivamente la loro terminologia. E nel libro, appunto, parlando delle opere d'arte, ma anche del contesto sociale, l'esempio dell'erotismo, della sessualità serve proprio a questo, per dire: guardate, anche lì non è che c'è una soluzione, c'è un dibattito, un dialogo, e noi dobbiamo essere attenti a non andare né in un estremo, cioè di accettare semplicemente quello che all'epoca era normale, senza notare la distanza, perché poi diventa un reiterare dei concetti, ideologie antiche, ma questa non è la ricerca storica. La ricerca storica parte sempre da un orizzonte contemporaneo e interroga la storia, l'archeologia, da questo punto di vista. E l'altro estremo sarebbe appunto di fare quell'opera di giudicare, no? Di dire: allora, sono tutti stupri, tutta violenza sessuale. Applicando una terminologia, ovviamente loro avevano delle parole che si avvicinavano a questo, il greco hybrizen, che vuol dire tante cose, abusare anche sessualmente, ma non solo, dunque un ampio significato, o il latino con stuprare, da cui poi deriva la nostra parola stupro. Ma poteva significare anche adulterio, poteva, dunque non c'è questo termine esattamente come l'abbiamo oggi. Ma lì c'è poi l'altro rischio, quindi se noi partiamo da questo presupposto, tutte le donne che vediamo sono dunque a prescindere delle vittime, e togliamo, facendo questa proiezione, questa operazione, anche quello spazio, quel agency, quella possibilità di agire che, per quanto limitata, avevano. Dunque, no, questo è un po' il tema di tutto il libro, che alla fine siamo sempre noi che scegliamo le domande e gli strumenti e le terminologie, e dunque l'antico è quel materiale che troviamo, testi, statue, frammenti di strutture, più noi. Non esiste solo l'antico, il passato non esiste più. Ci siamo noi, il passato, il futuro, e dunque l'operazione della ricerca del passato è anche un immaginare possibili futuri.